Andando questa prima giornata in modo paradossale, nel senso che Salvini e Di Maio hanno scoperto all'improvviso che esiste anche Berlusconi e su questo si è bloccato il tutto. Mi sembra complicata la faccenda per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle di fare i conti con la realtà, e cioè che se devono fare un'intesa col centrodestra non c'è soltanto Salvini, ma c'è anche Forza Italia e Berlusconi. Questo è il punto. Però cosa rappresenta il fatto che Di Maio non si voglia sedere al tavolo con Berlusconi? Rappresenta una cosa non da poco, e però significa che si blocca, perché o Salvini ci va rompendo con Berlusconi, e non credo che sia nei suoi interessi, oppure è sorprendente che si siano accorti adesso di questa realtà. E che nessuno ha vinto le elezioni. E che nessuno ha vinto le elezioni. Alla, diciamo, quarta chiama, il centrodestra potrebbe decidere in qualche modo di votare totalmente Romani. Sì. Succederà? Non succederà? Non lo deve chiedere a me. E non solo, bisogna vedere, e io non credo che ci saranno dei franchi tiratori nel centrodestra. Però questo è il punto. E potrebbe essere anche una strategia da parte dei 5 Stelle comunque farlo passare a quel punto, però senza dire, senza sporcarsi, verrebbe eletto? Potrebbe essere, però la partita rimane aperta alla Camera a quel punto.